Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer. Ragazzi, oggi vi spiego come collegare qualsiasi controller che avete all'emulatore della PS2. Ok, come ben sapete l'emulatore PCSX2 non è altro che un emulatore che consiste a far funzionare i giochi della PS2. Quindi per quelli che non ce l'hanno basta che vanno sul sito ufficiale di PCSX2, andate su un download e scaricate il vostro emulatore per Windows, Linux, Mac. E quindi una volta scaricato apriamo il nostro PCSX2. Una volta scaricato e installato andiamo un attimo su configurazione, controller, impostazioni, plugin, pad 1, e come potete vedere io adesso ho collegato un controller al mio PC, quindi ho collegato un controller della Switch. Adesso vi faccio vedere. Predispositivo di cattura video, eccoci qua. Allora, questo qua è il controller della Switch, quindi se io adesso guardate bene lo schermo, se io adesso clicco su L1, L1 R1 R1, facciamo pure L2, la stessa cosa, si cambiano così i tasti, si è selezionato così il comando del controllo della Switch sul pad 1 dell'emulatore PCSX2. Quindi che significa? Ho dato i tasti del mio controller alla PlayStation 2, l'emulatore. Quindi, e poi qua, up, left, right, down, up, ecco qua, guardate, semplicissimo, così, 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 ok. Poi le freccettine, vabbè, qui sopra abbiamo X, Y, A e B. Io faccio finta, come il controller della PlayStation, che sopra c'era il triangolo, ma c'è ancora sulla PlayStation di oggi, la 5, quindi... Il cerchio si trova a destra, quadrato si trova a sinistra e la freccetta si trova in basso, e mettiamo B. Qui invece ci sono gli analogici, quindi questi qua che possiamo muovere. Quindi lasciamoli così come stanno e facciamo applica. Ok, io adesso apro un gioco qualsiasi, un gioco vecchissimo del 2004 che ho sempre giocato quando ero piccolo. Avvio da ISO completo, eccolo qua, Crash, e apriamo Crash. Altoparlanti, altro più invio, come potete vedere io cliccando così salto l'animazione, perché ho provato a collegare il controller della Switch al PC senza fare quella configurazione, non me l'ha dato, cioè non mi ha dato i tasti. Ok, quindi ci premo start, faccio carica partita con il tasto X che sarebbe B sulla Switch. Metto questo. Forza! Madonna, la grafica è... Stammi vicino. Bella vecchiotta. Potete vedere, io mi posso muovere, posso saltare, posso fare le stesse cose che facevo sulla PS2. Ok, il cerchietto, mi ricordo ancora come si gioca. Guarda, sono io. Vabbè, poi c'è la scenetta, questa qua del Waku Waku.
Puoi convocarmi rompendo queste casse. Contattami 3 volte e ti concederò poteri speciali. E niente, funziona. Funziona. Possiamo anche uscire. Tanto possiamo anche premere direttamente esci. Ci chiuderà automaticamente il gioco. Sempre su configurazioni, controller, impostazioni, plugin. Pad 1, come vi ho fatto vedere, fare impostare i tasti che volete. Pad 2 lasciatelo stare. Pad 1. Però so che si può giocare in due, come si faceva un tempo. Basta collegare due controller al computer e selezionare pad 1 e pad 2. Ok, semplicissimo, non ci vuole niente. Chiudiamo qua. Cosa abbiamo più? USB, impostazioni plugin. Lasciamo stare così come sta. Video, impostazioni plugin. Se avete, vabbè, qua la mia... Mi ricordo quando giocavo su un portatile di merda e qui c'era scritto Intel Graphics del 2007. Madonna mia, che schifo. E niente, io lascio così come sta. Gioco con 1090x1080, 1080p, 16x, full. Tutto full, tanto sono giochi leggerissimi per il mio PC. Quindi ragazzi, spero tanto che il mio video vi è stato utilissimo. C'è il controller. Quindi lasciate like se il video vi è stato utilissimo. Oggi vi ho spiegato come configurare al meglio un controller, qualsiasi controller al PCSX2. Mi sembra che si può fare anche con altri emulatori, come quello del Yuzu, che sarebbe per la Nintendo Switch, Dolphin, Nintendo, altri emulatori come la PSP, PPSSPP, si può regolare sempre con il controller. Ed è semplice, basta sempre trovare la configurazione giusta del vostro emulatore e basta. Settare, premere i tasti qua e là e ricordarvi che tasti usavate tanto tempo fa. E niente, grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!